Ciao a tutti, benvenuti in questo canale YouTube Riassunti di Storia. Sono Gianluca Aim, sono laureato alla Magistrale di Scienze Storiche dell'Università di Torino e oggi parleremo di storia contemporanea, provando così a tracciare la storia del politicamente corretto. La voglia di questo libro è nata dopo aver visto la live di Incontri di Storia sulla cancel culture del politicamente corretto e non solo, dopo aver visto il video di Yotobi, Nonno Felice, o anche di Europa antica riguardo ai vichinghi afroamericani. Ovviamente lascerò questi video in descrizione. Ovviamente questo non è un video di critica, non è un video di debunking, assolutamente. Così, vedendo questa serie di video, soprattutto la live di incontri di storia, mi sono nate delle idee, ho iniziato a riflettere e così è nato. In questo video vorrei affrontare appunto la storia del politicamente corretto, quindi innanzitutto capire che cos'è la cancel culture, che se vogliamo è il mezzo con il quale il politicamente corretto si manifesta. In seconda battuta cercare di tracciare, se possibile, una storia ovviamente del contemporaneo, del politicamente corretto. E terza parte sarà il cuore di questo video, quindi capire se il politicamente corretto può essere vista come un'ideologia, ovviamente nel senso marxista, un'ideologia contemporanea in questo mondo post-politico, post-moderno, post quello che volete. Ebbene, si dice sempre che oggi è finita l'era dell'ideologia, ma a mio avviso il politicamente corretto potrebbe essere l'ideologia, una delle ideologie ovviamente di oggi. In seguito parleremo degli esempi per capire meglio nel reale che cos'è, come si manifesta la cancel culture politicamente corretto e infine ci saranno le conclusioni di questa chiacchierata. Primo tassello di questa chiacchierata è cercare di capire e definire che cos'è la cancel culture. Ovviamente vi rimando alla live di Incontri di Storia nella quale si analizza e si discute di questo argomento. Cosa possiamo dire qui? Beh, sostanzialmente la cancel culture che cos'è? Può essere descritta come una battuta, un'azione che è stata fatta precedentemente e l'intento è quello di cancellare la storia. Ad esempio, pensiamo qualche anno fa, forse 2021-2020, il professor Alessandro Barbero era stato accusato sia sui social, ma ancora più scandaloso dai stessi giornali, perché durante una sua conferenza era stata estrapolata una frase che aveva gli accusatori dal sapore fortemente sessista, questa frase era stata usata contro di lui, però ovviamente capite se in una conferenza, cioè un discorso di un'ora o anche più, un'ora e mezza, 2 ore, si prende una frase e la si usa contro quella persona, bene, capite che il problema è di chi fa questo lavoro. Altri esempi, appunto, si va nella storia, si vede come questi grandi personaggi del pensiero, della cultura umana, ebbene, erano così lontani da noi, non ci piace tutto ciò e allora si dipinge come il demonio. Pensiamo ad esempio a Socrate, l'uomo più saggio e più giusto di tutti gli uomini per Platone. Bene, se si va a vedere il Socrate viveva nel suo tempo, quindi ha fatto le guerre, avrà ucciso anche lui, non lo negava. All'inizio delle Febo, un bel esempio di mascolinità ateniese, allontana le donne e se non erro lo stesso Febo gli dice di non piagnucolare come una femminuccia, quindi un bel esempio di mascolinità tossica. Questo è Socrate, ma ovviamente chi è a favore della cancel culture punta il dito anche contro lui. Ad esempio, un altro grande misogino della storia del pensiero umano è Dante. E ancora di più in Italia si è arrivato l'esempio di Montanelli. A Milano è stato, se non erro, imbrattato il suo monumento. Ma mi avviso il caso di Montanelli, il caso del fascismo. Siamo in Italia, l'Italia è sempre col fascismo un doppio atteggiamento. Dal 1946 c'è stata l'amnistia, quindi si è voluto porre fine a quella guerra civile che era nata nel 1943, ma che le radici erano già dal 1922 con la creazione del regime fascista. Siamo in Italia, un paese di ambiguità, per carità, esiste appunto il reato di apologia di fascismo.
qualche anno fa, non voglio fare l'apologia di questo fatto, ma era celebre, è venuta fuori nell'opinione pubblica il caso di un bagnino, mi pare del Veneto, che aveva il busto di Mussolini. Tutti quanti si erano izzati contro, ovviamente i politici della destra, di una certa destra, hanno fatto l'apologia, si è parlato, apologia di fascismo, questo poveretto, sì, aveva il busto che di Mussolini, ma andata a Predappio, vedete lì veramente c'è, cioè, quello che si dice apologia di fascismo, ma nessuno dice niente. O se volete andate nella curva della Lazio e lì vedete, cioè, se quello non è apologia di fascismo, questo poveraccio, cioè, povero idiota che aveva questo busto. Però appunto siamo in Italia, è lo stesso Montanelli, a mio avviso questo è il caso molto più complicato e complesso. Bisognerebbe fare casomai una live con Parabellum, con l'Universale, che sono studiosi di Montanelli. Però, come dire, Montanelli le sue cose l'ha fatto in guerra in Etiopia, anche lui non l'ha mai negato, lui stesso ha sempre dichiarato di essere cresciuto, la sua giovinezza era il fascismo, non l'ha mai negato, però anche lì da buon italiano, quindi noi italiani siamo Voltagabbana, giornalista, un fascista che parla di libertà di parola, libertà di scrittura, ebbene a mio avviso non è molto coerente, cioè se sei fascista non puoi essere favorevole a una libertà di scrittura e tutto, ma questo è il mio pensiero, che non vedo la coerenza. Ma tornando a noi, si è parlato nella live di incontri di storie, di esempi di cancel culture nella storia. Si è parlato della Damnatio Memoriae nella Repubblica Romana, quindi cancellare una determinata persona. Ovviamente è lo Stato, è la comunità, è la città che fa questo, questa persona che è dannosa per la Repubblica, per la cosa pubblica. Lo stesso discorso, a mio avviso, è successo un esempio. Pensiamo ai 30 tiranni di Atene, questo governo dal 404 403 avanti Cristo, dove gli ateniesi in seguito hanno cancellato persino quell'anno del loro calendario. Calendario ad Atene era, contavano gli anni a seconda dell'Arconte. Ebbene, quell'anno lì dell'Arconte del 404 403 è stato addirittura cancellato, si è cancellato quell'anno dagli, se vogliamo usare questa parola, dagli annali ufficiali di Atene. Si è parlato di ostracismo come esempi di cancel culture, che a mio avviso non sono per niente d'accordo. L'ostracismo era fatto su una persona all'inizio, il primo ostracismo è quest'arma che tutta la comunità, tutta la democrazia, quindi vi rimando ai miei video sulla storia della democrazia diretta, in particolare su Atene. Ebbene, l'ostracismo è lo strumento della prima democrazia, cioè il demos, tutto quanto il popolo, ricchi e poveri, aristocratici e pezzenti, cioè demos è questa parte qui, contro i tiranni e i loro amici. Quindi esiliano chi aspirasse alla tirannia. Poi, subito scampato il pericolo di un ritorno dei pisistati, dei loro amici, si vede che l'ostracismo diventa un'arma politica. Gli aristocratici lottano tra di loro in campo politico, ostracizzandosi tra di loro. Primo fra tutti, se non erro, il padre di Pericles, Satippo, è stato ostracizzato. E poi si arriva fino, non si sa bene, forse 417, 415, 14, con l'ultimo ostracismo di Atene, del demagogo Iperbole, qui veramente fantastico, dove era quello che contava meno. Lui ha proposto l'ostracismo per, come dire, contava meno. Sicuramente nella sua mente non sarebbe stato ostracizzato. Ai nomi c'erano grandi nomi come Alcibiade e Nietzsche, pensava loro sarebbero stati ostracizzati, ma come si vede dalle fonti, come stesso Tucidide afferma, hanno fatto questi due comunella con i loro amici, la loro eteria, e hanno ostracizzato lo stesso demagogo Iperbolo. Da allora in poi, quando si capisce che ormai gli ateniesi capiscono che l'ostracismo è uno strumento prettamente politico, non più quello strumento della prima democrazia, non lo useranno più. Iperbole farà una brutta fine, sarà ammazzato nel 411 con i preparativi, andrà a Samo ovviamente, perché l'ostracismo non poteva stare ad Atene, era un esilio di 10 anni, non si sa, gli storici forse anche meno, 5, poi in caso eccezionale come quello del Peloponneso si veniva anche richiamati. Fatto sta, Iperbolo è stato ostracizzato, non poteva essere più ad Atene, subiva latimia, la perdita dei diritti politici che di fatto faceva il cittadino. Chi era ostracizzato non poteva più stare ad Atene, ma si trova a Samo, perché appunto siamo durante la guerra del Peloponneso, Samo
E in questo caso la roccaforte della flotta ateniese poteva stare lì e stando con la flotta stava con il cuore della democrazia radicale, cioè essendo demagogo il suo centro di potere. Curioso infatti che alla vigilia del colpo di stato oligarchico del 411 gli oligarchi lo ammazzano e troveranno il suo corpo a Samo. Questo appunto per spiegare che a mio avviso lo stracismo non è a mio avviso un esempio di caso al corto, è un esempio di esilio. Dove, se non erro, non si perdeva neanche la proprietà, non era come Dante che tutta la persona, la famiglia perdevano la proprietà, no, quella persona perdeva, ma i figli e le mogli continuavano a vivere ovviamente lì ad Atene. Poi, ovviamente, durerà 10 anni, forse anche meno, non si sa. Gli storici non sono tutti quanti convinti. Ogni tanto, nel corso della storia ateniese, hanno cambiato qualcosa, però, non è un esempio, a mio avviso, proprio di cancel culture. Dannazzo memoria, sì, e. Il caso dei 30 tiranni, sì, quello è un esempio. Ma tornando a noi, che è quello che vuole essere il tema di questa, che ovviamente questa cancel culture non ha nulla a che vedere con la dannazza memoria e i 30 tiranni, non solo esempi antichi. La cancel culture vive nei social, è una cosa completamente noi moderna, è la gente comune, è una cosa che parte dal basso, quindi non uno stato. Gli stati hanno sempre avuto. Per proteggere loro stessi, diciamo, dei tabù, la stessa cosa in Italia, pensiamo al fascismo, ma anche lì abbiamo detto precedentemente, in Italia non è l'esempio migliore da prendere. E quindi a mio avviso, capendo che la cancel culture, praticamente corretto, è una cosa tipica di oggi, una cosa tipica che viene dal basso, tipica dei social, l'indignazione, siamo in questo mondo virtuale, in questo mondo delle immagini, in questo mondo che ci si indigna per un niente ed è facile condividere la propria indignazione. Ebbene, la tesi di questo video è: oggi siamo una società post-democratica, saggio di Colin Crouch, post-democrazia. Ebbene, la mia tesi è: il politicamente corretto può essere visto come una nuova intolleranza religiosa, tra virgolette, una nuova religione laica, o ancora meglio, il politicamente corretto può essere visto come una nuova ideologia della società contemporanea, questa società fluida, liquida, che ha perso, se vogliamo, i grandi punti di riferimento dell'ideologia del Novecento. Quindi si è formata questa nuova ideologia, ovviamente ideologia in senso marxista del termine. E adesso proveremo ad analizzare tutto ciò. Se volessimo tracciare un'origine storica della cultura del politicamente corretto, quindi non tanto partire ai casi storici, ma la storia più vicina a noi. Ebbene, personalmente io inizierei, darei una data, il 1975, quando con la fine del Vietnam e con la presidenza di Jimmy Carter, gli Stati Uniti, usciti sconfitti da quella guerra e da quella che si pensava addirittura la guerra fredda, quindi il confronto con il modello sovietico, ebbene, da quella data, attraverso anche quella presidenza, gli Stati Uniti si piegano e si vendono un po' come i paladini dei diritti, quindi si hanno perso dal punto di vista militare il confronto, ebbene, si vendono dal punto di vista di un modello di cultura, in particolare appunto quello dei diritti. Non che questo non era presente in passato, pensiamo alle guerre mondiali che sono state dipinte come la lotta delle grandi democrazie contro i mostri autoritari, anche se appunto nella prima guerra mondiale difficile chiamarle democrazie, non c'era nessuno degli stati, tranne gli Stati Uniti, appunto, che dal 1828 hanno il suffragio universale maschile, ma né la Gran Bretagna, la Francia, l'Italia hanno un suffragio, e tra gli alleati consideriamo anche la Russia dello zar contro gli stati centrali, quindi non possiamo, appunto, questa visione della democrazia contro gli stati degli autoritari non può reggere, e tantomeno la seconda guerra mondiale. Appunto, abbiamo Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, sono alleati con la Russia, l'Unione Sovietica, che poi sarà il mostro nero da andare a sconfiggere durante la Guerra Fredda contro gli stati totalitari di Italia e Germania e Giappone, ma anche l'Unione Sovietica era uno stato totalitarista. Quindi appunto questa visione non può reggere, era già usata in precedenza, ma
L'America, gli Stati Uniti, Jimmy Carter non sono gli stessi di Nixon, il presidente precedente, ovviamente gli Stati Uniti di Nixon, ma di Kissinger, dove si vede una democrazia imperiale che gioca sul tavolo della politica realista. In particolare, un esempio di questo, che nasce ovviamente questa è la mia idea, con la presidente Jimmy Carter, questa visione degli Stati Uniti come paladini dei diritti, e ha una visione anche anteriore, sia delle guerre mondiali, ma addirittura che è un tema ancora adesso presente negli Stati Uniti, e lo vediamo tuttora anche, se vogliamo, nell'ideologia del politicamente corretto. Quindi il tema della guerra civile degli Stati Uniti. Ne ho parlato nella mia playlist sulla storia della democrazia americana. Quindi il dibattito che c'è tuttora, che la guerra civile è stata fatta per dare la libertà e i diritti agli schiavi afroamericani, quindi il Nord si è dato questo peso, questa volontà di filantropia contro i cattivi sudisti e schiavisti. Nella realtà, che diciamo questa visione è quella che prevale oggi nel dibattito americano, dagli storici americani. Alcuni storici come prove portano la lettera dello stesso Abramo Lincoln, che se non erro nel 1863, comunque durante la stessa guerra, ha mostrato, ha portato e ha pubblicato sui giornali come la sua volontà ferrea di porre fine a quell'abominio che era la schiavitù. Ebbene, a mio avviso è una tesi, è una prova un po' debole, come dire, un po' come fare la storia con Cesare, ovviamente, se si legge il commentario di Cesare va tutto dalla sua parte, non è quella, ma se si legge la storia con un'ottica, se vogliamo, marxista, che va a vedere le cause nell'origine politica, sociale ed economiche. Si vede che, e si va anche a leggere le fonti direttamente, si vede che la guerra civile americana è stata fatta innanzitutto per l'Unione, per mantenere l'Unione. Gli stati del Sud decidono di andarsene, appunto, la guerra di secessione. Loro, l'Unione, Abramo Lincoln, dice: no, voi non potete perché siamo tutti quanti uniti, non potete farlo senza il consenso di tutti quanti, anche perché siamo un organo federale. Quindi anzitutto la guerra viene fatta per l'Unione, poi l'abolizione della schiavitù, c'erano delle frange democratiche e radicali al nord contro la schiavitù, ma ovviamente erano una minoranza, il grande peso è dato appunto di mantenere l'Unione, poi l'abolizione della schiavitù, il sistema schiavile ha delle cause economiche e sociali, il nord era industriale, non poteva, un sistema industriale non può avere un sistema schiavile, perché gli schiavi li devi, sono tuoi, li compri, li devi sfamare tutto per un capitalista, per un industriale, non può permettersi ciò. La sua manodopera sono gli operai salariati che li paga, per carità, li paga una miseria. Qua entra tutto il discorso sono di nuovi schiavi, ma non è la stessa cosa, anche perché la schiavitù va bene in un sistema delle campagne, dove di fatto vivono con il prodotto che coltivano. In città è tutto quanto complicato, dove li mettiamo, facciamo come dire, dei ghetti solo per gli schiavi, beh, diventa anche difficile amministrare una città da questo punto di vista. E poi chi è che li paga? È se vogliamo, il padrone borghese industriale che li paga? No. Quindi capite, tutto il modello schiavista non si può. Non può entrare dentro l'ottica di un modello industriale. Oltre al fatto che tutte le varie politiche, gli stati del nord, essendo industriali, volevano delle protezioni per la nascente industria, cosa che invece gli stati del sud volevano abbattere qualsiasi dazio commerciale, perché il loro cotone lo vendevano direttamente alla Gran Bretagna, che all'epoca era la grande potenza industriale che minacciava la stessa industria degli Stati Uniti. Quindi questo è un esempio che ancora oggi è nato, ma se vogliamo, a mio avviso, cercare le basi di come il politicamente corretto abbia trasformato il pensiero democratico contemporaneo, ebbene, dobbiamo fare un passo indietro, a mio avviso, arrivare agli anni 60, che sono gli anni anarchici, appunto, dove emerge un modello che si oppone sia al modello di Stato sovietico, ma sia anche al modello della democrazia rappresentativa americana. Quindi in particolare Paul Goodman, anarchico, grande pensatore anarchico di quel decennio, padre dell'anarchismo post-classico, anche qui
Ho fatto un video dedicato a questo tema nella playlist della storia della democrazia diretta. E in soldoni, l'anarchismo postclassico, che non è l'anarchismo dell'Ottocento, del Novecento, dei bombaroli, quelli che so, nel 1900 che fanno l'attentato a Umberto I, re d'Italia. Non è più questo, ma bensì è una rivoluzione. L'anarchismo postclassico vuole portare una rivoluzione attraverso la pratica del lifestyle, cioè creare spazi reali e alternativi in contrapposizione allo Stato, dove lì sì, si può vivere, si può mettere di fatto un modello alternativo, si può creare una contrapposizione allo Stato, e questo è il fine dell'anarchismo postclassico. E se si analizza da questo punto di vista, si vede come noi definiamo in realtà di sinistra, ma in realtà sono molto vicine a queste tematiche dell'anarchismo postclassico. Dividere tutto destra e sinistra, a mio avviso, è sbagliato perché non si capiscono le sfumature. Una di queste è questa la sfumatura. Gli anni 60 sono un decennio anarchico. E quello che noi vediamo oggi, dalle assemblee degli studenti che si mettono in cerchio in orizzontale, non c'è nessun vertice. Cosa che nel Partito Comunista c'era un vertice, sono legami verticali, c'era uno Stato, nonostante che il fine fosse quello di abbattere lo Stato borghese, ma il modello comunista prevedeva uno Stato proletario, uno Stato comunista, quindi tutte cose che ai anarchici non piace. E se vediamo non solo tra gli studenti, ma il mondo LGBT ha preso molto di questo aspetto dell'anarchismo postclassico. Tornando a noi, agli anni 60, appunto, emergono grandi temi che rientrano oggi nella galassia e non solo della galassia LGBT, in particolare appunto temi del femminismo, la grande emancipazione femminile, temi dell'ecologia nascono diciamo, dalla fine degli anni 60, il decennio degli anni 60, ed emerge soprattutto la grande critica, il grande relativismo culturale, pensiero relativista era presente anche nel pensiero liberale, ma non solo. Erodoto, che non c'entra niente col pensiero liberale, ovviamente, è un campione del pensiero relativismo, del relativismo culturale nel mondo antico. Ma se vogliamo arrivare più a noi, lo stesso Montesquieu, che è padre del pensiero liberale, ha una forte dose di relativismo, ma non a livello così critico, così radicale, come si è trasformata alla fine degli anni 60, una critica totale nella ragione occidentale. Questo dovuto ai, come dire, i risultati della grande tecnologia di massa che ha portato, se vogliamo, le guerre mondiali, che sono state un abominio dal punto di vista tecnologico, cioè una distruzione immane. Bene, la tecnologia non è solo cose belle, è anche cose brutte, come l'esempio, se vogliamo, la bomba atomica. E non solo, comunque si muove tutta questa grande critica alla ragione occidentale, che se vogliamo, non so, dal VI secolo avanti Cristo, quindi dalla nascita della filosofia nella Ionia, fino persino anche al Medioevo, si parlava di ragione, Dio era espresso in termini di ragione, tutta la cultura occidentale, non parliamo dell'illuminismo. Fino all'Ottocento, al Novecento, bene, fino agli anni Sessanta, l'Occidente si caratterizza per questa fiducia incondizionata nella ragione, e non solo ovviamente l'Occidente. Bene, ma appunto dalla fine degli anni Sessanta emerge questa critica feroce, questo disincanto, un abbracciare un relativismo culturale radicale, quindi non trovare più una ragione. Se vogliamo, anche i dibattiti anche di oggi, il nostro mondo. La critica che fa un determinato mondo politicamente corretto, se vogliamo anche la sinistra americana, dove la ragione oggettiva è un prodotto della cultura occidentale, è un'opposizione imperiale sempre dell'Occidente, bene, riemerge tutto ciò e a mio avviso nasce appunto dalla fine degli anni 60. Inoltre, negli anni 80, qui mi baso sul lavoro, sul saggio di Giampaolo Pansraller, sul saggio Democrazia diretta di Giuseppe Schiavone. Anche qui è uno delle mie fonti che parlo, che uso per costruire la storia della democrazia diretta. Quindi, cosa dice
cosa ci riguarda del discorso del sociologo Umpan Strahler. Ebbene, secondo egli, dal 1973, quindi con la crisi petrolifera, crisi effettivamente del modello industriale, l'Occidente entra in profonda crisi e quindi emerge quello che è stato chiamato il modello post-industriale, post-moderno. Quindi, per andare un po' nelle ragioni un po' più politiche, è la fine delle grandi ideologie del Novecento, un'affermazione, il discorso che abbiamo fatto prima, di un forte relativismo culturale. Secondo il sociologo, appunto, la società di oggi, una società post-industriale, si caratterizza per la forte idea di incertezza, il mancare della ragione, che può andare da qualsiasi parte della politica, bene, crea una forte incertezza. Negli anni Ottanta tutto ciò ha i suoi frutti e in particolare emergono nuove etiche speciali, etiche delle professioni, etiche del costume sociale, dei diritti, dell'ecologia e in particolare ovviamente il saggio di Gianpaolo Umpan Strahler, che è una serie di saggi della democrazia diretta di Schiavone. Dal punto di vista politico, gli anni Ottanta è l'emergere dei movimenti, quindi soggetti politici che non hanno un vertice, non hanno un capo, si muovono dal basso in modo spontaneo. Questa è la loro forza, ma anche la loro grande debolezza. E non è un caso che i movimenti si allacciano a temi di autogoverno locale e a temi di democrazia diretta, ma questo appunto è un altro discorso. In particolare la politica dagli anni Ottanta in poi si caratterizza per perdere quel carattere di lotta di classe. Pensiamo, vabbè, la storia dell'Ottocento, del Novecento, ma anche lo stesso movimento, il 68, degli studenti, degli operai, si caratterizzava per queste caratteristiche di lotta di classe. Bene, invece dagli anni Ottanta in poi, nei movimenti, nella politica degli anni Ottanta, emerge la lotta alle differenze, quindi sia a livello di un autogoverno locale, ma anche la lotta delle differenze nelle varie società. Quindi si trasforma, possiamo dire, la democrazia, si trasforma e abbraccia sempre più la bandiera del multiculturalismo. Siamo gli Stati Uniti, è un grande esempio di una società multiculturale che per carità non funziona. Gli ispanici hanno i loro quartieri, gli afroamericani hanno i loro quartieri, i cinesi hanno i loro quartieri e per carità si vede che c'è la classe dirigente e quella, diciamo, dei nativi, quella bianca che soprattutto anche nella polizia si vede, qui le critiche sono ben giuste, usa una propria forza su determinati gruppi che ancora oggi a livello sociale sono ai margini, sono i più poveri. Quindi sì, gli Stati Uniti è una società multiculturale, ma non è quello che a livello ideale si pensi. Quindi attenzione, da questo punto di vista, tornando noi a oggi, questa è la tradizione che abbiamo degli anni Ottanta. Bene, noi oggi, oltre ad essere una società post-industriale, siamo una società appunto post-democratica, siamo nel mondo globale delle grandi convergenze degli stili di vita, delle grandi sfide globali, appunto il mercato comune e non solo, questi interessi che parlano, il grande mondo della finanza che è legato a doppio filo, in particolare appunto è nato tutto con la crisi petrolifera degli anni del 73. E tornando a noi oggi, siamo una società post-democratica, gli stati non hanno più un peso decisivo nelle questioni internazionali, ma tutto si è alzato di gradino a livello internazionale. Non solo, a livello noi oggi della grande comunicazione di massa si parla con i social, quindi flussi di immagini che siamo costantemente soggetti, flussi di immagini, il mondo è diventato più piccolo, quindi anche flussi di persone, flussi anche di stile di vita, se vogliamo determinati stili di vita diventa quasi comune, il mondo si è fatto più piccolo, quindi questo è noi oggi, se vogliamo, il mondo che noi oggi vediamo intorno ai nostri occhi. E mi avviso qui si riesce a incastonare quando è nato una storia, se vogliamo, contemporanea del politicamente corretto. Adesso arriviamo al cuore di questo video e la tesi che poggio su tutto ciò. La tesi è se l'ideologia del politicamente corretto sia, scusatemi, se il politicamente corretto sia l'ideologia della nostra società contemporanea. Ovviamente per ideologia si intende nel senso marxista del termine, quindi qui
Mi rifaccio e leggerò anche la definizione che dà Treccani di ideologia marxista, metterò anche il link in descrizione così si può andarlo a vedere. Ebbene, per ideologia Treccani definisce, ideologia in senso marxista, definisce come l'insieme di credenze religiose, filosofiche, politiche e morali, che in ogni fase della storia sono proprie di una determinata classe sociale. L'ideologia, lungi dal costruire una scienza, ha la funzione di esprimere, giustificare gli interessi particolari di una determinata classe. Cosa vuol dire in tutto ciò in ottica marxista? Che l'ideologia è una balla o una favola, se preferite, che viene venduta in questo caso in senso marxista, dalla classe dirigente, da chi comanda, per giustificare il proprio universo culturale di riferimento. Marx direbbe per giustificare la propria sovrastruttura. E quindi, tenendo ben presente questa definizione per ideologia, bene, è possibile che il politicamente corretto sia una nuova ideologia della nostra società liquida, della nostra società post-democratica, ma più a livello istituzionale, se vogliamo, della nostra società democratica, quindi con gli vari innesti che ci sono stati del nuovo senso democratico. Moderno, ovviamente, il discorso che abbiamo fatto precedentemente, dagli anni 60, arriva questa nuova sensibilità democratica. E quindi tutto ciò, questa ideologia del politicamente corretto, può essere un filtro della realtà nella quale non vediamo la realtà per quella che è, ma la filtriamo e quindi in questo caso inevitabilmente la distorciamo. Adesso parlerò di qualche esempio di come si manifesta per vedere se effettivamente sono confermate queste ipotesi. Adesso entriamo nello specifico e parliamo un po' di esempi. Ho trovato veramente esaustivo il video di Yotobi su Nonno Felice, che esamina questa sitcom degli anni 90 e veramente solo 30 anni fa, ma c'è una differenza abissale, sembra uscita dall'Ottocento. Come la nostra sensibilità sia cambiata. Quindi, quali sono questi esempi effettivamente di non politicamente corretto? Bene, sono luoghi comuni, triti e ritriti, sessismo, omofobia, tutto ovviamente in un contesto di battute leggere, non è l'intenzione di insultare nessuno. Quindi, questo ve lo consiglio, lo lascerò anche in descrizione. Interessante vedere appunto come la nostra sensibilità, una sigma del genere oggi non potrebbe essere trasmessa, perché farebbe arrabbiare, tutti quanti. Ma non solo, in questo video, io ho trovato molto interessante, prima di parlare di questo, degli esempi di non politicamente corretto, e quindi vedere in cartoni vecchi, cartoni degli anni 30, e non solo, o come ovviamente. Il politicamente corretto è un tema, una cultura che nasce negli Stati Uniti e quindi bisogna sempre tenerlo ben presente. E quindi si vede come in cartoni vecchi degli anni 30, dove la società americana era una società razzista, bisogna dirlo. Ebbene, una delle accuse che è stato fatto in questo cartone di Natale, si vedono come delle persone afroamericane, ebbene, vengono dipinte, descritte come musicisti jazz, cioè musicista jazz è di fatto la persona afroamericana. Quindi onestamente io posso capire tutto, un conto è Nonno Felice, ovviamente in un contesto di luoghi comuni che possono far ridere o meno, a seconda della nostra sensibilità, fanno appunto meno ridere, ma appunto, accostare musicista jazz, la persona afroamericana, questo sarebbe effettivamente l'insulto, cioè parliamone, la cultura jazz, la musica jazz è un prodotto della cultura afroamericana, io stesso ne ho parlato nella mia storia, della storia della democrazia americana, dagli anni 20, faccio una storia parallela sulla storia del jazz. Appunto, una storia che nasce, se vogliamo, fino dal campo di il jazz blues, nasce fino dai campi di cotton dell'Ottocento, ma si afferma appunto negli anni 20. Una musica che non ha neanche un secolo, se vogliamo. Sì,
già negli anni 10 del Novecento, abbiamo testimonianze indirette di musicisti che suonavano in quel modo, oppure abbiamo negli anni 20 gente ormai vecchietta che diceva io sono stato il padre del jazz, suonavo così, però non abbiamo testimonianze dirette, se non queste persone che dicono di essere stati loro i primi a farlo, e capite che è difficile da stabilire. Chi è che veramente è un musicista che porta il jazz, lo inventa, se vuoi, non lo inventa, ma di fatto è il padrino? Ebbene, è Louis Armstrong, e quindi, se non erro, i suoi due album, Hot 5 e Hot 7, che se non erro sono del 1925-1927, se non erro queste sono le date, quindi dal 1925 fino al 1929, questi sono gli anni che ha registrato. Effettivamente si sente un cambio, dove non solo il jazz di New Orleans viene innestato dalla visione, dalla genialità di Louis Armstrong. E quindi, appunto, il jazz è una musica che non manco un secolo, ebbene, è così ricca che ha saputo abbracciare tutte quante le culture, si è rifatta alla musica classica e non solo, e poi è proliferata. Se si conosce il jazz, si vede che la musica di oggi, la musica contemporanea, tutta quanta, deve profondamente al jazz. Ebbene, tornando a noi. Se un musicista jazz viene etichettato, viene raffigurato come un musicista afroamericano, questo sarebbe effettivamente un insulto. Oggi stesso in America, appunto, si rinnega i musicisti jazz, propriamente detti, rifiutano, musicisti jazz afroamericani rifiutano l'etichetta jazz, perché era stata coniata appunto da dei bianchi e soprattutto in quegli anni, gli anni 20, 30 e non solo 40, all'inizio degli anni 40. Musicisti afroamericani, jazz e blues hanno subito appunto vittime di razzismo, quindi sono state anche derubate le loro canzoni, la loro musica è stata derubata da dei musicisti bianchi che l'hanno venduta spacciandola per l'oro. Quindi oggi stesso in America i musicisti c'è un dibattito, la musica afroamericana viene definita AMM, Afro American Music, per marcarla dal jazz, che appunto è una etichetta che è stata data loro da dei bianchi, ma se vogliamo lo stesso Miles Davis, che voglio dire, grandissimo musicista, lui stesso rifiutava l'etichetta jazz e avrebbe risposto in modo non certo politicamente corretto, come il suo classico, sua persona, persona molto complicata, molto ruvida se vogliamo usare questo termine, quindi a mio avviso delle persone afroamericane vengono così etichettate come jazz, beh si capisce perché quella musica l'hanno inventata loro, un po' nel luogo comune, quando pensiamo jazzista, chi suona la tromba ci viene in mente a tutti quanti Louis Armstrong, poi per carità ci sono anche grandissimi musicisti bianchi, pensiamo a Bill Evans, però anche lì bisogna essere un po' del settore, è un luogo comune, certo, un po' come che colpisce, certo, è il particolare che diventa generalista, ma questo non mi sembra il caso di fare un insulto, un po' come se vogliamo noi italiani all'estero siamo ricordati per pizza, pasta, mandolino e mafia. La pizza l'abbiamo inventata noi, la pasta sì, la mangiamo ogni giorno, ma voglio dire, io da italiano non me la sento, non la vedo come un insulto, anzi, okay, non la mangio la pasta, non la mangio come secondo, non la mangio scotta, quindi sì, non ho nessun problema a dirlo, poi appunto, luoghi comuni hanno anche forse un briciolo di verità in fondo, come viene anche recepita determinate cose riguardo alla mafia. Per carità, non è vero che tutti gli italiani sono mafiosi, ma ci sono state nella nostra storia alcuni rapporti, Stato e mafia, se non la lotta, la guerra che c'è stata tra Stato e mafia, che non si è vista in altri paesi, in alcuni paesi appunto dell'America Latina, sì, ma non in tutto l'Occidente, quindi a mio avviso non dobbiamo indignarci, ma bene, dobbiamo forse riflettere tutto ciò, come anche se vogliamo, un luogo comune all'estero che gli italiani parlano con le mani, non facciamo quel gesto, non so come si chiama, dell'anatra col becco, io non trovo che sia vero, però è vero che parliamo con le mani, io stesso parlo con le mani, quindi c'è un briciolo, un fondo di verità, ma da qui definire un insulto è una, bisogna prendere per quello che è, una stigmatizzazione generale di una realtà, ma prendiamola per quello che è, come dire, ci saranno sempre, siamo umani, bisogna anche andare un po' oltre a tutto ciò. Questo, a mio avviso, non mi sembra un insulto. Tornando a noi, di fatto, come si manifesta il politicamente corretto, la cancel culture, nella realtà, che ribadiamolo ancora, nasce dalla realtà multiculturale degli Stati Uniti. Quindi
Quindi quando si vedono esempi di questo tipo, come ad esempio i cartoni animati degli anni 30-20 che dipingono musicista jazz come un afroamericano, ebbene qua si scatena la censura, si vuole con la censura segnalare un cambiamento della sensibilità, e quindi qui riparte, nasce il fare il remake dei film per cambiare la società, cambiare la sensibilità. Se non erro, è stata fatta Cenerentola, la fata turchina è stata dipinta. Se è stata dipinta, l'attore impersonificava un uomo, adesso non voglio dire una cavolata, transgender di colore, cioè completamente la cosa diversa. Perché? Perché ovviamente la nostra cultura ne risente, è fatta degli anni 30, questo modello delle principesse, questo non è un modello, alle femministe non piace, quindi sempre se vogliamo il sesso debole dipinto in questo modo, l'uomo invece il macio che arriva e salva la situazione. E sono pienamente d'accordo, ci sta nel cambiare la sensibilità, ma facciamo cose nuove appunto per dare anche noi il nostro appoggio, cioè noi oggi a livello culturale, bene, marchiamo questo fatto, anche noi oggi la nostra cultura deve essere nuova e innovativa, fare dei remake. Non la vedo una scelta felice. Ci sta, casomai, i film vecchi segnalare sotto, attenzione, questo film è di 80 anni fa, contiene delle cose che noi oggi non possiamo non essere d'accordo. E ci sta benissimo, come a mio avviso, ma va un po' a perdere di spessore. Il film Via col vento si vede, appunto, è stato anche criticato come l'attrice che faceva mamma era una brutta copia, era una brutta esaltazione di un modello afroamericano, di una persona afroamericana. È stata denigrata per questo perché rappresentava troppo quel tipo dell'afroamericano, appunto, stupido, dell'afroamericano schiavo che incivile. Ma appunto, Via col vento parla con una realtà che c'era una società di schiavi, parla anche di come i sudisti li vedevano, descrive una realtà. E a mio avviso, se veramente si vuole fare una critica di questo tipo, a Via col vento non tanto, quindi come viene raffigurata, ma che siamo comunque, il film è stato fatto negli anni 50, ok, ma a mio avviso una critica onesta che si può fare, una critica più reale, bene, Via col vento descrive gli schiavi un po' come amiconi, un po' come a loro piace quella realtà lì, piace anche essere schiavi, quindi qui si marca il concetto di schiavismo paternalista. Quindi non mi sembra un bel giocare. Ci sono altri film dove fanno vedere effettivamente dove gli schiavi vengono trattati male tutto, quindi non sono così tanto amiconi con i loro padroni bianchi. Questa, a mio avviso, sarebbe una critica pungente, una critica che sta nel reale, non tanto quella. Tornando a noi, come si manifesta con la censura, con la voglia di segnalare un cambiamento, ma anche lì si rischia di fare scendere un po' dall'altra parte, che veramente il cambio di sensibilità diventa una censura, diventa una nuova ondata di intolleranza, come ad esempio film storici, serie TV che si basano su libri di autori che ovviamente sono stati scritti anni precedenti, ma un esempio è il Signore degli Anelli, Tolkien è stato denominato come razzista perché gli elfi sono queste creature con i biondi occhi azzurri, celestiali, dove la nostra cultura occidentale, partendo dai greci, tutti gli dei erano biondi occhi azzurri, perché era considerato diverso da noi, era considerato attraverso i greci, che erano mediterranei, erano piccoli, con i capelli neri, castani. Ebbene, alto, slanciato, grosso, biondo, occhi azzurri, bene, è diventato un semidio. La cultura greca, cioè il bello per i greci, perché erano così fissati con le proporzioni, non perché fossero così fissati, così dei pignoli, ma perché appunto il bello, la proporzione si vicina alla natura e quindi agli dei. Pensiamo al Partenone, pensiamo a Fidia quando rappresenta il popolo delle Panatene, bene, senza sforzo, gli stessi vecchi portatori di acqua delle Panatene o gli Efebi che cavalcano, non hanno sforzo, non sentono sforzo, e come sono anche raffigurati gli dei. C'è tutta questa visione del mondo greco, che poi noi oggi, la cultura occidentale, è portatrice di tutto ciò, si risente. Quindi Tolkien, quando raffigura gli elfi, che sono queste creature semidei, per carità, riprende questo, si è nel,
se non ero nell'Hobbit, o si è voluto fare degli elfi neri, perché sennò si gridava allo scandalo, si gridava al razzismo. A mio avviso è una cosa completamente insensata, ma ancora più insensata. Siamo ad agosto del 2022, tra qualche giorno uscirà la serie TV House of the Dragon, che prende dai libri terminati di Blood and Fire, Fire and Blood, se non erro, di George Martin, colui che ha scritto e non terminato Il Trono di Spade. E a mio avviso qua si vede bene come è politicamente corretto il fatto di indignare sia mai diventato una cosa commerciale, fa pubblicità, fa parlare di sé. In particolare in House of the Dragon, prime cose che sono uscite tra i vari attori e varie pubblicità, ebbene, è stato un attore che è stato scelto un attore, uno che doveva fare un valiriano, cioè appunto che nei libri sono descritti come carnagione biancolatte, capelli argenti e occhi viola, ebbene è stato scelto un attore afroamericano, e quindi anche lì si rompe con un rigore del libro, dove non è cattiveria, ci sono gente con la gente oscura nel libro, ma non può essere quella figura. Si poteva fare anche uno dei protagonisti, va bene, casomai uno che la serie TV ovviamente mette altre figure che nei libri non sono menzionati, si può descrivere altre persone, ma a mio avviso non quello, che proprio è un errore, perché oltre che va a rompere tutta quanta la trama, perché appunto il figlio di questo personaggio sarà sposato con una regina, con una, sì, con la regina nera, una regina dei Targaryen, avranno un figlio, e se questi figli non sono anche loro di colore, salta subito all'occhio, che poi si saprà in seguito quei figli non sono realmente figli del Valiriano. Però già subito, se la serie TV fa vedere che non sono di colore, qualcosa qui non deve tornare. Ma a parte ciò, proprio il rigore, che se vogliamo tutto il Trono di Spade, cioè la guerra inizia perché Martin veramente batte forte sui geni. Se tuo padre, la tua famiglia, i Baratheon sono tutti coi capelli neri, gli occhi azzurri, sono alti, e invece i figli di Cersei e Robert Baratheon sono biondi, occhi verdi, sono Lannister, parte tutto da lì la guerra. Quindi voglio dire, si va a toccare un tema che per George Martin è particolarmente importante, cioè tutto il Trono di Spade inizia con questo aspetto, quindi andare a toccare perché per il politicamente corretto, io vedo solo una volontà di pubblicità. Quale miglior pubblicità oggi dell'indignazione? Non la paghi, viaggerà sui social tutti quanti a indignarsi, quelli che hanno letto il libro e che comunque sanno come è fatto quell'universo, e quindi dicono: ma come puoi sbagliare una cosa del genere? E tutti quelli politicamente corretti che gridano agli altri che sono dei razzisti. Cioè, vediamo la realtà, c'è una volontà commerciale. Inoltre, infine, vorrei fare qualche considerazione su come si manifesta, quindi qui mi rifaccio a quello che è stato detto nella live di Incontri di Storia, che invito ad andarla a seguire. Ovviamente sono conclusioni che ho tratto, mi sono anche ispirato delle conclusioni fatte, la live è molto più articolata, io invito ad andarla a vedere, fa pensare, fa discutere. Quindi che cos'è la politicamente corretto, la cancel culture? Bene, possiamo vederla come una parità forzata, e quindi questo di fatto aiuterà il fine, questa parità forzata. Appunto, Signori degli Anelli, ci devono essere gli elfi di colore, cartoni animati, è sbagliato dipingere un musicista jazz come una persona afroamericana. Cioè, veramente nella realtà, che poi appunto questo contesto nasce in America, vive in America, i poliziotti bianchi e americani usano una forza, una violenza sulle persone afro di colore perché hanno visto un cartone animato? È così che pensiamo di risolvere la situazione? Non lo so, qui veramente a mio avviso si torna nell'ideologia, cioè stiamo parlando di una cosa che nella realtà non esiste, ma che appunto ci dà solo conferma al nostro modo di pensare, ma non a un livello concreto. Infatti, come stanno anche riportando la live, i Griffin ammiccano, dicono che noi oggi siamo nella società della post-battuta, non si può fare una battuta perché si crea indignazione, quindi anche quella satira, come è stato descritto negli anni 90, è uscito il film Robin Hood in calzamaglia, bene, oggi non si potrebbe fare perché c'è di tutto
lì dentro, ma perché all'epoca nessuno si sia mai indignato, o meglio, perché all'epoca si aveva l'intelligenza di capire, va bene, è un film volutamente comico, lo stesso film Rubino in calzamaglia, c'è cioè la descrizione degli italiani facendo la citazione del film Il Padrino, quindi come tutti gli italiani siano mafiosi, ma io da italiano mi sono sentito per niente tirato in causa. È una realtà ed è difficile da smentire, però io da italiano dico che non tutti gli italiani siamo così, voglio dire. Un'altra cosa, appunto, l'indignazione come se vogliamo una moneta del futuro, e quindi qui è stata detto, boh, si pagheranno gente che si indignerà per noi, ma non solo, se vogliamo appunto indignazione come moneta del presente. Qual è la pubblicità di oggi dell'indignazione sui social che viaggia? Appunto, il caso di House of the Dragon. E io onestamente, un po' il tema di tutta questo video, vedo il politicamente corretto come una nuova ideologia in questo mondo post-ideologico, post-democratico, post-industriale, tutto post. Ebbene, il nuovo modo di concepire l'universo culturale, il mondo che sta intorno a noi, in particolare segnalo il video di Europa Antica, dove si prende di petto la tesi, anche lì nata in America, fu fortemente politicamente corretta, dove addirittura si afferma che i vichinghi, quindi siamo nono, decimo, undicesimo secolo nell'Europa del Nord, ebbene la maggior parte forse di origine subsahariana, dove effettivamente non ha un riscontro con le fonti, quelle poche che ci sono per lo più mitiche. Questa è una tesi completamente campata in aria e appunto a mio avviso figlia di un'ideologia politicamente corretta. Nei commenti sotto lascerò anche questo video in descrizione dove potete vedere questo grande video di Europa antica che fa riflettere. Praticamente corretto, il mondo del Calcio e Colta è stato descritto come un mondo, una mente alveare, cioè non c'è nessuno ragiona con la propria testa, ma si ragiona un po' con la mentalità della collettività. E a mio avviso questo mi ha fatto subito riflettere, mi ha portato subito alla critica di Tocqueville, che tra il 1835 e il 1840 ha scritto questo classico del pensiero politico, La democrazia in America, dove sì, fa un viaggio in America. È divertente, cioè non vede veramente l'America di quegli anni, ma quello che vede ed è spaventoso, per la sua lungimiranza, vede la società democratica, vede la società, se vogliamo, del Novecento e descrive la società democratica come una società di atomi, una società di persone mediocre che puntano, che spinge tutti quanti verso il basso, spinge a una soddisfazione personale, quindi non, se vogliamo, degli alti ideali. Lui è un aristocratico, è liberale, quindi capiamo bene chi è questa persona. E quindi questa società fatta di atomi, di persone mediocre, che guarda sempre, guarda male chi è diverso dal proprio, qui, anche qui un po' il pensiero LGBT, cerca di inglobare tutti, che è un male essere una minoranza, ma no, dobbiamo farvi, bisogna includere tutti quanti, essere una grande maggioranza, dove non si sa veramente dove si va a finire, siamo iniziati LGBT, LGBT+, LGBTQ, poi adesso non so dove siamo arrivati, se non erro potrei sbagliarmi. Nel mondo LGBT sono messi in mezzo anche sia gli anarcosessuali, gente che dice che non vuole crearsi rapporti come quelli che propriamente vengono detti, di possesso, cioè di fatto libertine, cioè questa cosa c'era già da prima, essere libertini è ok, ma nel mondo LGBT, se non erro, troviamo anche coloro che decidono di avere una relazione solo se ci sono dei sentimenti, cioè a mio avviso appunto sei un libertino, sei questo, cioè la maggior parte delle persone, a mio avviso, che lo sappia consciamente e inconsciamente, si lega a delle persone per dei sentimenti, quindi anche qui non, boh, questo modo di voler mettere tutti quanti dentro, la paura di essere una minoranza. E quindi, a mio avviso, è proprio una caratteristica della società democratica, del pensiero democratico descritto da Tocqueville, e descrive tutto ciò, questa società di atomi, questa società mediocre, descrive che il pericolo che questa città è pronta a essere sottomessa a un tiranno paternalista che rassicura che porta. Un altro aspetto delle considerazioni praticamente corretto è appunto l'insulto come diffamazione. Contro l'insulto, appunto, come un'infamazione, come una perdita dei diritti, come una discriminazione. Questo sì, bisogna bollarlo, questo è quello che fa il razzismo, ma appunto un semplice insulto. Nascondici dietro a una cosa soggettiva è sempre alquanto rischioso.
Un conto ovviamente è un insulto da uno sconosciuto, questo sì, che lo fa nei nostri confronti, che ha delle volontà discriminatorie. Un conto è una battuta, una cosa di leggerezza, un contesto, bisogna anche, non saremo mai tutti quanti, nessuno di noi ci andrà, andremo d'amore d'accordo, quindi anche se uno sconosciuto mi può insultare, insomma. Invito sempre, non bisogna essere come gli adolescenti che hanno un ego esasperato. Penso che tutto il mondo stia, ruoti loro, attorno. Ed è una caratteristica, anche se vogliamo, il mondo LGBT parla molto, è molto preso dagli adolescenti. Bene, bisogna essere anche adulti, e se uno sconosciuto mi insulta così, senza avere volontà discriminatorie, diffamatorie, ma semplicemente perché vuole insultarmi, c'è anche la gente matta che ti vuole insultare, è bene. Lasciare anche andare, saper dare peso alle parole, quelle che sono. Se una persona che conta poco mi insulta, va bene, è un insulto di una persona che conta poco. E infine, appunto, la cancel culture ha questa volontà di proteggere tutti quanti, di mettere sotto un'ampolla, di evitare che qualche gesto, qualcosa possa turbare. Ma anche dalla live, quello che è anche emerso, appunto, bisogna educare alla complessità, allo spirito critico, quindi non solo se uno sconosciuto mi insulta, lasciamelo passare, ma non solo dare alle persone, tutti quanti, degli strumenti critici per poter leggere la realtà. E qui in particolare si è parlato del Mein Kampf, dove quanto sia sbagliato censurarlo, perché ogni libro censurato è una cosa sbagliata, le persone devono avere la possibilità di leggerlo interamente. E qualsiasi persona istruita, bene, legge, capisce bene, questo è un pazzo furioso. Poi, per carità, se io sono d'accordo con il Mein Kampf, non sarà perché l'ho letto, ma sarà appunto perché io stesso sono un pazzo furioso. E quindi un po', mi viene un po' il paragonare, pensiamo a Charles Manson, che aveva ascoltato l'album bianco dei Beatles, e lì ha detto, ho avuto la mia folgorazione per il Damaso, ho capito che dovevo fare gli assassini, ma non era colpa dei Beatles, era lui che era un pazzo furioso, quindi a mio avviso non è tanto questo il discorso, bisogna educare appunto le persone alla complessità, a stare insieme ad altre persone. Ci sono degli atteggiamenti che potranno non andarci bene, ma un conto si sono diretti a noi come discriminazione, quindi come perdita di diritti, un conto semplice parlare di uno sconosciuto, lasciarlo anche scorrere. Poi appunto educare alla complessità, un testo come il Mein Kampf deve essere letto per capire appunto quanto è folle, se no. Se lo si censura, chi lo sa, nessuno poi saprà che cosa dice effettivamente. Potrebbe tornare, lì sì, effettivamente c'è il pericolo che può tornare quando nessuno sa che cosa dice, perché appunto le idee ogni tanto tornano nella storia. Se si ha presente bene gli errori passati, bene, forse c'è la possibilità che non si rifaranno in seguito. Siamo arrivati alla fine di questa lunga chiacchierata. Ebbene, quale conclusioni possiamo dare? Innanzitutto abbiamo visto che lo Stato, dall'antichità ha sempre avuto, esercitato una forma per preservare se stesso di cancel culture, ma che è completamente diversa da quello che viene oggi, che viene dal basso, determinati, possiamo definire ambienti fortemente radical chic, dei social, nella quale l'indignazione è facile. So, andate su Twitter, sembra veramente che la rivoluzione sia adesso, ma poi vedete la realtà, quello che è, accendete la TV, accendete Rai 1. C'è la messa di Papa Bergoglio la domenica, per dirvi, quindi qual è la realtà? Secondo punto, è utile effettivamente tutto ciò? Sì, è una manifestazione di una nuova sensibilità del presente e ci sta. Adesso parleremo come effettivamente si possa. Abbiamo visto che forse tanto fare i remake non ha grande senso. Prendere delle opere che sono state scritte in un altro periodo, un altro contesto culturale, appunto accusare Tolkien di essere razzista, accusare Tolkien di essere razzista perché non ci sono elfi di colore, quando appunto voleva fare un qualcosa di un po' più ampia, ovviamente la sua cultura è un'altra classica, tutto ciò, quindi si rifaceva ovviamente alla cultura occidentale, dove da sempre dai greci il divino sono alti, biondi e occhi azzurri. E a mio avviso, se si vuole fare una cosa di questo tipo, se si vuole puntare sempre il dito, dove appunto in Occidente culturalmente si va per quella direzione, il bello in Occidente, il biondo occhi azzurri, poi biondo
Johnny Depp, voglio dire, manifesta completamente il contrario, quindi la realtà è sempre più complicata di quella che è. Ma se si vuole veramente puntare il dito riguardo a queste cose, bene, allora invito, andate anche da Zhang Yimou, che è il più grande regista cinese, andate da lui e puntate il dito e ditegli bene, nei tuoi film non ci sono caucasici, non mi sento rappresentato, quindi voglio che ci siano biondi, occhi azzurri anche nei tuoi film. Cioè, fate una cosa di questo tipo. Fatto ciò, abbiamo detto che appunto non ha molto senso nei libri, come anche George Martin, che è fondamentale, cioè in Trono di Spade il seme forte parte tutto da lì, la cosa, quindi andare a mettere, creare indignazione, che cos'è? Soltanto una grande manovra commerciale, perché indignazione muove un sacco di pubblicità, pubblicità gratis sui social, si impazzisce per tutto ciò. Quindi appunto il mercato non è mai etico, attenzione a credere a questo, questa effettivamente è un'ideologia, state credendo una cosa che non è reale, il mercato non è etico, va secondo il suo interesse. Ebbene, poi è utile tutto ciò appunto cambiare i modelli di cose già, come dire, già viste, già fatte, Cenerentola, la fata turchina, presentarla transgender. Ha senso tutto ciò? Ma a mio avviso, appunto, è praticamente corretto, è una realtà americana multiculturale, nella quale profondamente, come dire, ha dei grandi problemi la società americana, questo non è dubbio, quindi quando noi, che siamo esterni, europei, la facciamo nostra, dobbiamo sempre tenere presente altre cose. E inoltre, appunto, questo cambiare, rifare i remake, eccedere anche un po' nell'eccesso, fare effettivamente gli elfi dove tradizionalmente non sono così, non sono stati concepiti dall'autore come afroamericani, ha senso? Cioè, questo veramente porrà la fine del razzismo? Andiamo nello specifico, i poliziotti in America smetteranno di usare la violenza, di usarla discriminando un determinato gruppo, gli afroamericani, perché hanno visto dei cartoni vecchi nel quale i musicisti jazz erano raffigurati come afroamericani perché hanno visto il Signore degli Anelli o hanno letto il Tolkien dove sono tutti quanti biondi e occhi azzurri. Non lo so, a mio avviso questo anche qui puzza un po' di ideologia, non c'è esattamente nella realtà. Tornando a noi, sono pienamente d'accordo che noi oggi la nostra società deve esprimere la sua cambiamento di sensibilità. Ci sta, noi oggi dobbiamo dare il nostro, come negli anni 60 lo facevano a loro volta la cultura, i giovani, e ci sta pienamente. Però appunto abbiamo detto che il remake forse non ha molto senso. Ebbene, guardiamo noi anche oggi a livello anche qualitativo, so, musicale, artistico, il mercato soprattutto musicale punta molto, soprattutto in Italia, a vendersi per un determinato mercato politicamente corretto. È un po', non si può non negare che la qualità ne risenta, è bello confezionato, come sempre, un museo commerciale deve entrare, deve vendere, che poi la qualità sia quella che è oggettivo, ma che ovviamente si punti per un determinato mercato senza dare delle forti qualità. A mio avviso è proprio al posto di trincerarsi nel politicamente corretto, nel far tutti a costi, abbracciare, far vedere appunto questo mercato, pensare che il mercato sia etico, che ne merita balla. A mio avviso bisogna prendere ad esempio appunto la cultura afroamericana, la AAM, appunto, e vedere come negli anni che subivano effettivamente una discriminazione del razzismo, la società afroamericana ha risposto in maniera estremamente energica, creando una cosa a livello qualitativo, arte che non ha paragoni, pensiamo al bebop, all'art bop, il grande jazz. Bene, nasce da questo, c'è un sentimento di rivalsa, un sentimento sì, siamo neri, siamo afroamericani, questa è la nostra cultura, non ci nascondiamo, non vogliamo. Un bel sentimento anche di rottura, non vogliamo piacere a tutti quanti, noi siamo questo e questo lo facciamo ai massimi livelli, infatti dagli anni 50 fino agli anni 40, 50 con il bebop, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, il jazz inizia a salire di vette, prima il jazz era una musica da ballare, un gioco commerciale, lo swing, cioè invece no, fa quel passo, diventa musica se vogliamo, di cultura.
E quindi, a mio avviso, questo forse sarebbe anche la cosa auspicabile, quindi non tanto un prodotto commerciale a portata di tutti, che sia politicamente corretto, che perde ovviamente, che se fai una cosa a portata di tutti perde di qualità, e a mio avviso forse c'è anche il rischio di finire dall'altra parte della barricata, perché se questa è la cultura che uno propugna, una persona poco intelligente potrà pensare, ah bene, rimango della mia opinione. Invece no, prendo l'esempio della cultura afroamericana che è stata una forte leva dell'emancipazione, una forte leva della cultura afroamericana, è veramente, sarà immortale perché ha incastonato nella storia, cosa che a mio avviso oggi i prodotti culturali che ci sono, come dire, non passano un'estate, non passano un anno, al prossimo Festival di Sanremo tutti quanti ce ne saremo dimenticati, se non creando una continua indignazione, soprattutto indignare i boomer. Ultima cosa che appunto, sempre parlando di arte, di musica, vorrei parlare, non è un caso che oggi in questo mondo politicamente corretto, in questo mondo dove si è ritornato alla forte intolleranza, una forte intolleranza sul soggettivo, bisogna difendere la cosa soggettiva, si nega che ci sia una oggettività. Ebbene, in America non a caso siamo tornati ai temi, dell'aborto, in giro per il mondo e non solo, anche tema dell'aborto anche qui in Europa, in giro per il mondo, in America, in Europa, parliamo in Occidente, si è tornato a una nuova ondata di fondamentalismo religioso, che se vogliamo appunto l'Occidente, l'illuminismo, ha portato l'oggettività, la questione religiosa laica è di una persona, lo Stato non deve centrare, quindi sì, i diritti della persona, anni 60. In Italia anni 70 una donna è libera di fare ciò che vuole col proprio corpo, quindi anche il diritto dell'aborto, anche se come in Italia di fatto la religione, almeno negli anni 70, era ufficiale, adesso è ufficiosa, e la religione cattolica, bene, lo Stato non si deve intromettere, se qualcuno si sente offeso dall'aborto, bene, sono problemi suoi. E il marito, come dire, se il marito che si sente offeso non è lui che la vivrà l'aborto sulla sua pelle, se il problema sarà di una donna cattolica che dovrà fare i conti con la sua etica personale e la sua situazione, ma di certo non sta a noi, non sta allo Stato, non sta alla Chiesa. Bene, tutti questi argomenti oggi, a mio avviso, con l'arrivo di questa ideologia politicamente corretta, sono tornati alla ribalta e non è un caso, pensateci bene, se questo modo politicamente corretto, siamo tornati di nuovo a questo punto, perché se si difende a spada tratta la soggettività, ebbene, non è un caso, attenzione, lì verrà quale miglior campo del soggettivo, dell'intoccabile che è la religione. A mio avviso, chiudendo, parlando di un artista, tra i più grandi artisti del Novecento, Frank Zappa, che ha portato una pietra miliare nella musica, ma ok, pensiamo a questo uomo che ha fatto sue musiche profondamente di satira, dove oggi come oggi sarebbe accusato di mercificazione del corpo femminile, i suoi testi sono altro che spinti, ma perché nasce negli anni 60, quindi dalla rivoluzione sessuale, nasce anche dalla voglia di critica, di attaccare il pensiero conservatore. Infatti non è un caso che negli anni 80 con Reagan, il nuovo conservatorismo, Frank Zappa, che diciamo fin dagli anni 60 è sempre stato uno mente libera, mente aperta, si è sempre schierato contro l'uso delle droghe, quindi per essere fine degli anni 60 era abbastanza atipico, quindi per farvi capire la mentalità libera, profondamente indipendente di quest'uomo, come era anche la sua arte, bene, è stato lui uno dei pochi negli anni 80 che si è opposto al nuovo conservatorismo di Reagan, che voleva porre delle censure nella musica, lui che, se vogliamo, era uno dei tanti. Bene, il grande pensiero di Frank Zappa, questo grande uomo, si è battuto per questo e l'arte deve essere anche libera, quindi anche come lui fare delle forti calcare la mano, andare molto pesanti in certi punti, però appunto stiamo sempre parlando di libertà artistica, libertà di parola. E quindi a mio avviso vi lascio con questa riflessione che non è un caso, appunto, di nuovo gli anni 80, noi siamo un po' figli degli anni 80, si è creato questo nuovo conservatorismo, questa nuova
fondamentalismo religioso. E prendiamo l'esempio di Frank Zappa, un grande musicista a livello qualitativo e immenso, davvero uno dei più grandi artisti del Novecento. Si è battuto andando contro la censura, ovviamente censura di tipo religioso, di tipo politicamente corretto. Era stato accusato appunto di non essere politicamente corretto, di essere osceno, si è battuto per questo. Pensiamoci anche noi oggi, non è un caso che Frank Zappa non si sente, non è un caso che quando c'è il Gay Pride non c'è nessuna canzone di Frank Zappa. Ebbene, un artista come questo, che è veramente, ancora una volta, una pietra miliare della storia della musica, non è un caso che oggi non si senta, non si possa sentire, perché sarebbe accusato oggi. Frank Zappa, se facesse uscire un album, sarebbe messo veramente crocifisso a testa in giù lungo l'Appia. Quindi ancora uno spunto di riflessione.